trattorizzazione e così via, che l'apicoltore prima compila sul campo, poi torna a casa e trascrive tutti i dati sul computer una volta che ha effettuato l'accesso alla banca dati. Quindi il lavoro del referente è abbastanza complesso e impegnativo. Al referente è stato fornito il kit per ogni modulo, che comprende la borsa frigo per la raccolta dei campioni, vari sacchetti, cose strane come il tappo della penna B per l'estrazione del polline dalle cellette e così via. E poi è stato fornito anche un kit particolare per il controllo della parola, quindi zucchero a velo, un vasetto con setaccio e queste cose qua. Il secondo punto è, diciamo, seconda finalità del progetto era, come accennato precedentemente, lo sviluppo del sistema delle segnalazioni e questa squadra di pronto intervento avvistico. Come funziona? In questo caso sono invitati tutti gli apicoltori presenti sul territorio nazionale a prenderne atto e quindi a utilizzare questo sistema quando si verificano situazioni strane, danni misteriosi, morie e così via nei propri apiari. La segnalazione può essere fatta o dal singolo apicoltore oppure tramite l'associazione, che l'apicoltore non se la sente, oppure associazioni anche nazionali. Abbiamo quindi istituito diverse vie per la segnalazione. Il numero telefonico dedicato, si può utilizzare il fax, telefono e anche un modulo online che vi presenterò più avanti. E queste segnalazioni finiscono nel sistema informativo PINET. PINET a questo punto, una volta ricevuta la segnalazione, prontamente